alcuni paesi che hanno grande liquidità, grandi disponibilità di risorse economiche, che acquistano proprio in Africa, per esempio, enormi aree coltivabili, le comprano e non le comprano per il bene del mondo, ma le comprano per loro, per coltivarle e per portare i prodotti alimentari nei loro paesi, paesi dove magari la produzione agricola è già ora insufficiente e diventerà insufficiente. Ma allora mi chiedo, il fatto che paesi africani, per la povertà, per grandi problemi finanziari, siano, diciamo così, costretti a vendere enormi aree coltivabili agricole che verranno quindi sottratte al bene comune, diciamo così, è o non è un fenomeno di cui ci dobbiamo seriamente preoccupare? Quale sarà tra 20 anni la concentrazione delle aree coltivabili agricole del mondo? In quante mani saranno concentrate quelle enormi aree che si trovano ad esempio in Africa e che oggi vengono comprate progressivamente da coloro che hanno la possibilità di fare investimenti per renderle coltivabili, con grandi interventi per portare ad esempio l'irrigazione dove manca e invece i paesi proprietari non hanno questa possibilità? Quali saranno le conseguenze di questa dinamica di concentrazione delle aree agricole coltivabili nelle mani di alcuni grandi attori globali?